Coronavirus, superati 20.000 casi, aumentano i decessi e le guarigioni. Appello della Protezione Civile, rispettiamo le regole. Al TG1 la drammatica testimonianza di un giovane in terapia intensiva. La mia vita stravolta dal virus, come tanti l'ho sottovalutato, non fate come me. Conte, massima attenzione per la Lombardia, subito dispositivi di protezione per la sicurezza dei medici, atteso il Consiglio dei Ministri sulle nuove misure. Oltre 1 miliardo in più al sistema sanitario, aumento del 50% dei posti in terapia intensiva, congedi familiari, sostegno al reddito, stop a fisco e contributi. Il Papa a piedi per le strade di Roma, prega per la fine della pandemia di fronte alla Vergine e al crocifisso che salvarono la città dalla peste. La Spagna schiera l'esercito, la Germania chiude i confini, crescono i contagi in Europa, segretario ONU Guterres, il rischio recessione globale. Chiusi in casa, ma sempre connessi, la nostra vita online, videochiamate a parenti, amici e colleghi, acquisti, intrattenimento e persino la messa ora avvengono sul web, sovraccarico di dati per la rete. Buonasera dal TG1. Nel nostro paese sono dunque più di 20.000 le persone positive al coronavirus, la curva dei contagi è ancora in aumento, così come i decessi. In Lombardia il maggior numero dei casi, ma preoccupa la situazione nelle regioni meridionali. Nuovi appelli a rimanere a casa e a rispettare le regole, mentre il governo si prepara a varare un maxi decreto con misure per la sanità, le famiglie e le imprese. Allora, cominciamo con i numeri di oggi, con Roberta Badaloni. Un numero, quello dei contagiati, che oggi sale.